Ciao a tutti, nell'esercizio di oggi metteremo in pratica quello che abbiamo imparato nella lezione precedente, e cioè l'effetto stroke. Benissimo, siccome abbiamo molto lavoro da fare io direi di vedere subito quello che dobbiamo realizzare. come potete vedere l'effetto stroke lo metteremo in pratica essenzialmente per disegnare questo gruppo di elementi ornamentali che sono nella prima parte dell'esercizio mentre nella seconda parte dell'esercizio metteremo in pratica prevalentemente cose che già conosciamo poi soprattutto quanto il lavoro fatto applicheremo anche questa nevicata che otterremo facilmente con un effetto bene Naturalmente se anche voi volete seguire passo passo l'esercizio insieme con me vi dovete prima scaricare il materiale e come al solito troverete il link per farlo nella pagina di questo tutorial. Ora per importare il materiale basta che facciamo un doppio clic qui nella finestra del progetto, quindi doppio clic. Tutto il materiale che useremo sta in questa cartella disegni esercizio 9 e per la precisione sono 6 elementi. Quattro di questi elementi vanno importati sotto forma di composizione perché dobbiamo mantenere i livelli al loro interno separati e i restanti due invece li importiamo come semplice footage. Allora incominciamo a importare i primi quattro sotto forma di composizione che sono l'albero di Natale, quindi selezionatelo. Poi tenete premuto il tasto CTRL e selezionate anche gruppo ornamentale, nastrino e palle appese. Questi quattro elementi vanno importati mantenendo i livelli separati, quindi nella sezione import as anziché footage dobbiamo scegliere la voce composition retain layer size e poi diamo l'ok OK per importare. Bene, eccoli qua i quattro elementi sotto forma appunto di composizione. Adesso di nuovo doppio clic, selezioniamo i restanti due che sono pacco regalo e sfondo questa volta lasciamo la semplice voce footage nella sezione import as e importiamo. Ora tutti quanti gli elementi importati li mettiamo all'interno di un'unica cartella chiamata disegni, quindi selezioniamo tutto e trasciniamo tutti gli elementi sopra l'icona delle cartelle qui nella parte bassa della finestra di progetto e come dicevo prima rinomino la cartella disegni. Bene, riapriamola di nuovo. Adesso concentriamoci sugli elementi che sono stati importati sotto forma di composizione. After Effects durante l'importazione ha assegnato una durata uguale per tutte queste quattro composizioni ma adesso noi riassegneremo ad ognuna di queste composizioni la durata che ci servirà in questo esercizio. Quindi incominciamo dal gruppo ornamentale che è l'elemento che usiamo nella prima scena di questo esercizio e gli assegniamo una durata di 10 secondi. Quindi doppio clic si apre il gruppo ornamentale nella timeline, andiamo nel menu Composition e apriamo i suoi settings attivando Composition Settings. Bene, io ho come durata 10 secondi e quindi non devo fare nessuna modifica. Voi magari avete una durata diversa e quindi dovete modificarlo. Bene, do l'ok. Okay. Adesso apriamo i restanti tre disegni che appartengono alla seconda scena dell'esercizio che invece devono essere di una durata maggiore di 15 secondi. Allora iniziamo dall'albero di Natale, doppio clic su questo elemento, andiamo alla voce Composition Settings. Anche questo è impostato a 10 secondi, ma questa volta lo correggo a 15. Ecco fatto, ed ho l'ok. Okay. La stessa cosa la faccio anche per nastrino. Anche a lui gli assegno 15 secondi, e ultimo anche alle palle appese. Quindi composition settings, e gli assegniamo 15 secondi. Benissimo. Adesso possiamo cominciare di nuovo dal primo elemento, gruppo ornamentale. Quindi lo riapriamo nella timeline. E adesso disegneremo parte di questi elementi grazie all'effetto stroke. Io direi di cominciare da questo doppio ricciolo qua. Quindi veniamo nella timeline e per comodità direi di spegnere l'occhiolino a tutti i livelli in modo che spariscono tutti. Di riaccendere per ora soltanto il ricciolo doppio, che è il primo che disegniamo in modo che ci concentriamo solo su quell'elemento lì. Bene, lo seleziono nella timeline, mi avvicino un po' di più, prendo lo strumento pennino. E ora disegnerò il tracciato che poi l'effetto seguirà per disegnare questo elemento qui. Quindi partiamo da questo punto qui e come avevamo fatto anche nel tutorial appunto dedicato all'effetto, disegniamo il tracciato che poi seguiamo. Benissimo. Ora vado nel menu Effetti, nella categoria Generate e gli applico l'effetto Stroke. L'effetto stroke per prima cosa aggiunge lungo il tracciato una linea bianca, ma io per poterla vedere meglio rispetto allo sfondo la ricoloro di rosso. Quindi al parametro color che gestisce il colore della linea cambio il colore da bianco a rosso, appunto per vederla meglio. Ora adesso dobbiamo aumentare lo spessore di questa linea rossa finché non copre interamente il disegno sottostante. Quindi andiamo nel parametro brush size e aumentiamo. Tanto, fino a quando non nascondiamo completamente il disegno sottostante, se c'è bisogno si possono spostare anche i punti del tracciato. Bene, adesso mettiamo in evidenza i parametri dell'effetto nella timeline, quindi doppio clic sull'effetto e lavoriamo sul parametro end per disegnare la linea rossa. Portiamo il valore di end al tempo 0 a 0 e disegneremo questo ricciolo in un paio di secondi, quindi iniziamo ad accendere l'orologio di end, poi portiamo il cursore a due secondi circa e portiamo l'end al 100%. Ma a noi non interessa tanto vedere la linea rossa quanto invece usare questa linea come maschera per far vedere il disegno originale sottostante. Per farlo andiamo nel parametro Paint Style dell'effetto e attiviamo la terza voce che è Reveal Original. Image. la linea rossa sparisce e si vede soltanto il disegno sottostante come vedete da 0 a 2 secondi si disegna bene e già che ci siamo ammorbidiamo anche i due keyframe quindi li seleziono F9 facciamo anche una preview per verificare che tutto funzioni bene perfetto ora disegneremo il secondo ricciolo che sta qui sulla destra Andiamo nella timeline, accendiamo l'occhiolino a fianco, lo selezioniamo come abbiamo fatto per il primo, prendiamo lo strumento pennino e disegniamo il percorso partendo da questa zona qui attaccata al primo ricciolo, quindi parto da qui e termino qui. Quindi di nuovo anche qui gli applichiamo l'effetto che sta in generate stroke, gli cambio il colore da bianco a rosso, quindi apro la palette colori e assegno rosso. Bene, quindi adesso aumentiamo lo spessore finché non copriamo interamente il disegno sottostante. Adesso doppio clic sull'effetto, compaiono i parametri nella timeline e cominceremo a disegnare questa linea esattamente nel momento in cui il primo ricciolo è arrivato in questa zona qua. Quindi prendo il cursore, vediamo qual è il momento. Il momento direi che è più o meno questo. Quindi in questo momento l'end deve stare a zero. Accendiamo l'orologio e concludiamo il disegno di questo secondo riccio, io direi più o meno in questo momento qua. Portiamo l'end a 100%, cambiamo la voce di Paint Style da Original Image a Reveal Original Image e già che ci siamo ammorbidiamo in questo caso soltanto l'ultimo keyframe, quindi F9 e rivediamo il tutto. Direi che è perfetto. Bene, adesso disegneremo la linea che sta sotto questi due elementi. Quindi, nella timeline, accendiamo l'occhiolino a fianco alla linea e disegniamo il percorso che vogliamo seguire. Quindi, partiamo sempre qui dalla sinistra e concludiamo qui a destra. Ma prima assicuriamoci che nella timeline sia attivo il livello linea, quindi, clicchiamoci sopra. Prendiamo lo strumento pennino e partiamo qui da sinistra e concludiamo qui a destra. Bene. Questa volta, anziché aggiungere l'effetto e ripetere tutte quante le operazioni, possiamo anche copiare l'effetto che abbiamo applicato al primo ricciolo e incollaglielo direttamente su questo livello qui. Quindi seleziono ricciolo doppio, seleziono l'effetto Stroke, CTRL-C oppure Edit Copy. Poi veniamo con il cursore al tempo 0 in modo tale che poi l'effetto incollato incomincerà a partire dal tempo 0. Seleziono la linea adesso e incollo l'effetto con i suoi keyframe, quindi CTRL V. Verifichiamo che tutto funzioni, parte insieme al ricciolo doppio e finisce quando finisce il ricciolo doppio. Magari in questo caso potremmo anche ritardare di qualche fotogramma il disegno di questa linea, quindi qui nella timeline la selezioniamo e la spostiamo avanti qualche fotogramma in modo che arrivi leggermente in ritardo rispetto al disegno degli altri elementi. Rivediamo tutta quanta l'animazione, direi che ci siamo. Ora ci concentriamo sugli ultimi due elementi, le due puntine, quella che sta all'estremità della linea. È quella che sta qui al centro. Entrambe hanno un'animazione sulla scala. Iniziamo dalla puntina più grande che è questa qua, quindi la seleziono che è la punta centrale e deve ingrandirsi dalla base verso l'alto e facciamo in modo che si ingrandisca in circa 10 frame, quindi molto rapidamente. Innanzitutto spostiamo l'anchor point dal centro del disegno alla base qui quindi possiamo usare la palette move anchor point e clicchiamo al centro del lato inferiore quindi qua e l'anchor point si piazza al posto giusto. Bene ora direi di far partire l'animazione di questo disegno quando il primo ricciolo arriva più o meno in questa zona qua quindi prendiamo il cursore è il momento adatto io direi che questo qui, in questo momento qui, la scala della punta deve essere 0, quindi seleziono la punta, metto in evidenza la proprietà scala cliccando S, azzeriamo il valore della scala e accendiamo l'orologio. Avanziamo circa 10 frame, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. In questo momento qui riportiamo la scala al 100% e possiamo anche trimmare i primi frame fino a quando non comincia l'animazione, quindi fino qui. Prima di fare una preview direi anche di attivare l'effetto molla in modo che la punta non si assesta subito ma continua a rimbalzare un po' avanti e indietro. Per farlo usiamo la palette effetto molla che abbiamo già usato anche in passato. Per applicare l'effetto molla alla proprietà scala non dobbiamo fare altro che selezionare la proprietà scala nella timeline e cliccare il bottone applica effetto molla. I numeri azzurri diventano rossi, il che significa che adesso dovrebbe essere attivo questo rimbalzo. Bene, adesso facciamo una preview e vediamo se funziona. Bene, l'effetto molla funziona, ma io direi comunque di rendere questa animazione più veloce, quindi facciamo circa un 5-6 frame. Proviamo se adesso così è meglio. Bene, direi che questa è la velocità giusta. Ora un'animazione del tutto identica la voglio anche sulla punta che sta all'estremità della linea. Quindi siccome l'animazione è identica, possiamo copiarla dalla punta centrale e incollarla alla punta finale. Quindi seleziono la proprietà scala della punta grande, CTRL C per copiare questa proprietà e la andiamo a incollare su questa seconda punta, quindi la selezioniamo. Prima di farlo però controlliamo che l'anchor point sia nel punto giusto. Io voglio ingrandirla da questa estremità verso destra, quindi l'anchor point non sta al posto giusto, ma va spostato qui. Con la paletta anchor point clicco qui sul lato sinistro. L'anchor point adesso è al posto giusto. Ora posso incollare la scala anche su questa seconda punta, però aspettiamo che la linea sia completamente disegnata, quindi io direi in questo momento qui. E ora possiamo incollare l'animazione sulla proprietà scala. Quindi seleziono la punta e CTRL V. Clicchiamo il tasto U per vedere i keyframes se ci sono, eccoli qua, da 0 a 100% con l'effetto molla. Benissimo, prima di fare la preview, trimmiamo anche questa parte iniziale della punta che non ci serve, lo facciamo fino al primo keyframe e ora possiamo partire con la preview. Direi che va tutto bene. Chiudiamo pure tutti i livelli, allontaniamoci un po'. Ora vogliamo che tutta questa parte destra di questo gruppo ornamentale sia replicata qua a sinistra. Quindi possiamo prima precomporre tutti questi elementi qua, una volta che sono precomposti possiamo duplicare la precomposizione e ribaltarla dalla parte opposta. Quindi selezioniamo la punta, la linea, il ricciolo singolo e il ricciolo doppio, li precomponiamo andando nel menu Layer e attivando la voce Precompose, possiamo chiamare questa precomposizione Elementi ornamentali destra e dare l'ok. Ok. Bene, possiamo duplicare questo livello e ribaltarlo a sinistra, quindi lo seleziono, CTRL D, questa copia la possiamo anche rinominare Elementi ornamentali sinistra e per ribaltarla dalla parte opposta usiamo il comando Flip Horizontal. Quindi vado nel menu Layer, alla voce Transform e attivo la voce Flip Horizontal. E quindi mi ritrovo il gruppo di sinistra nella posizione corretta. Rivediamo il tutto. Benissimo, quindi tutto quanto il gruppo ornamentale che sta nella parte superiore del primo cartello è completato. Bene, adesso questo gruppo ornamentale completo lo metteremo all'interno di una composizione scena 1 e aggiungeremo tutti gli altri elementi che ci servono per completare questo primo cartello qui. Bene. Quindi andiamo nel menu Composition, New Composition. Questa composizione la chiamiamo Scena 1. Il preset che usiamo è 1080 25 quindi 1920x1080. E la durata della Scena 1 è 10 secondi, quindi anziché 15 correggo in 10 secondi. E do l'ok. Okay. Bene, torniamo nella finestra Progetto e adesso aggiungeremo il gruppo ornamentale. Però prima di farlo vorrei capire dove sta il centro della composizione. Per farlo basta che clicco qua e attivo Title Action Safe ed ecco che ho un segno qui al centro della composizione. Ora prendo il gruppo ornamentale, lo aggiungo lì al centro. Come vedete è un po' troppo grande, quindi diminuisco la scala, lo portiamo io direi più o meno a questa grandezza qua e lo spostiamo anche un po' più in alto in modo che la base di questo gruppo coincida con il centro, quindi magari usando la freccia verso l'alto e mi fermo qui. Bene. Adesso ho bisogno di un identico gruppo come questo ma ribaltato verso il basso. Quindi lo seleziono, Ctrl D, quello che sta sotto lo seleziono e questa volta userò la funzione Flip Vertical perché il ribaltamento è verticale, quindi layer Transform Flip Vertical In questo caso adesso me lo ritrovo qui in alto perché l'Anchor Point si trovava in questa zona qui, ma noi lo spostiamo più in basso e ci fermiamo esattamente qua. Magari rinominiamo i due livelli, possiamo chiamare il primo gruppo ornamentale superiore e il secondo gruppo ornamentale inferiore. Benissimo, adesso questi due elementi li separeremo uno verso l'alto e uno verso il basso con un'animazione di circa due secondi anche in questo caso. Quindi prendo il cursore, aspettiamo che anche la puntina finale sia comparsa, ecco io direi più o meno in questo punto qua, e adesso lavoreremo sulla proprietà position di entrambi i livelli per separarli, quindi li seleziono tutte e due. Clicco il tasto P per evidenziare la position e accendo l'orologio a tutte e due perché partiranno da questa posizione qua. Ho detto che voglio fare un'animazione di circa 2 secondi, quindi sono a 2 secondi e mezzo, vado a 4 secondi e mezzo circa, e incominciando dal gruppo ornamentale superiore lo spostiamo verso l'alto. Io direi più o meno in questa zona qua. L'elemento che sta più in alto lo facciamo stare dentro la prima cornice la stessa cosa lo facciamo per il gruppo ornamentale inferiore lo selezioniamo e facciamo in modo che arrivi più o meno a questa distanza qua in questo caso voglio che tutti e quattro i keyframe abbiano un ammorbidimento un po più accentuato di quello standard quindi seleziono tutti e quattro i keyframe e con la palette controllo easy ease imposto un valore abbastanza alto tra i 70 e gli 80 e per vedere se tutto va bene Facciamo una preview. Direi che va bene. Nella prima parte si disegnano tutti gli elementi e poi dopo si separano. Ora, in mezzo a questi due gruppi ornamentali, devo aggiungere questo rettangolo con una colorazione sfumata, chiara al centro e più scura in periferia. Quindi torniamo in After Effects. Mettiamoci in un momento dopo che è avvenuta l'animazione sui vari gruppi, disattivo tutti i livelli cliccando in un punto vuoto, prendo lo strumento rettangolo, quindi clicco in questa zona e trascino fino alla parte opposta che è circa qua. Prendo lo strumento selezione, poi prendete la seconda maniglia della sfumatura e la tirate più lontano possibile verso l'angolo. Bene. Direi di rinominare questo Shape Layer come rettangolo grigio e lo piazzo come posizione alla timeline sotto i due gruppi. E adesso faremo un'animazione sulla scala verticale di questo rettangolo in modo che segua l'animazione dei due gruppi ornamentali. Allora mi allineo con il momento finale dell'animazione, quindi go to Keyframe Time qua, seleziono il rettangolo grigio, metto in evidenza la scala. E accendiamo l'orologio. Poi mi allineo come momento iniziale, quindi go to keyframe time sul primo dei keyframe. In questo momento voglio che soltanto la scala verticale sia 0, mentre la larghezza rimanga 100%. Quindi spengo la catena che tiene uniti i due parametri della scala e a 0 soltanto il secondo valore. Poi, già che ci siamo, assegniamo anche a questi due keyframe lo stesso easy-ease che avevamo impostato per i gruppi ornamentali e facciamo una preview, vediamo se tutto funziona bene. Perfetto. Trimmiamo la prima parte del rettangolo grigio che tanto non ci serve e elimino i frame fino al primo keyframe. Bene, adesso aggiungiamo i tre elementi che ci servono. I testi e il pacco regalo che serve a separare i due testi incominciamo dal pacco regalo appunto che è già pronto quindi lo prendo, lo aggiungo qua direi di ridurlo un poco in grandezza una cosa più o meno così adesso scriviamo buon Natale sopra e buon anno sotto quindi prendo lo strumento testo e in questa zona qui scrivo buon Natale facciamolo un po' più grande tipo così Veniamo qui nella palette Character. Come vedete, io sto usando una font che si chiama Vidaloca. Se anche voi volete usare la stessa che sto usando, io troverete il link per scaricarvela gratuitamente da internet nella pagina del tutorial. E in questo caso attiviamo anche il quarto pulsante dei comandi qua sotto, questo qui. Cliccate qua e come vedete adesso, i caratteri minuscoli hanno l'aspetto delle maiuscole, però rimangono della dimensione originale, quindi più piccoli. E ci aggiungiamo anche un effetto ombra in modo da marcare un po' il contorno. Quindi seleziono Buon Natale, vado nel menu Effetti, Prospettiva, Drop Shadow. Direi di aumentare un po' l'opacità in questo caso e diminuire la distanza. Un filo tipo 4 va bene. Ora ho bisogno anche di una seconda scritta Buon anno qua sotto, quindi posso duplicare Buon Natale. Lo seleziono Ctrl D. Sposto questa seconda scritta qua giù in basso. Doppio clic per evidenziare i caratteri al posto di Natale scriviamo anno. Adesso mettiamo questi livelli un po' più in ordine nella timeline, quindi buon Natale per primo, pacco regalo secondo e buon anno per terzo. Lo stesso ordine con cui compaiono nel cartello. Forse c'è bisogno di spostare Buon Natale un po' più in alto, buon anno un po' più in alto e anche il pacco regalo un po' più in alto. Benissimo. Ora su questi tre elementi faremo delle semplici animazioni sulla scala con dei rimbalzi finali. Quindi selezioniamo le due scritte Buon Natale e Buon Anno e facciamo in modo che i loro anchor point si trovino perfettamente al centro della scritta. Quindi andiamo qui nella palette Move Anchor Point e clicchiamo al centro del diagramma. Benissimo. Adesso facciamo un'animazione uguale per tutti e tre i elementi. Io direi che la durata dell'animazione può essere anche in questo caso di 10 frame. Quindi mettiamoci con il cursore nel momento in cui vogliamo cominciare l'animazione sugli elementi, più o meno in questo momento qua che il cartello è appena cominciato ad apparire, selezioniamo i tre livelli, clicchiamo il tasto S, ma visto che i tre elementi sono già della grandezza utile direi di partire dal momento finale. Quindi, se questo è l'inizio, 10 fotogrammi dopo, è circa qua. In questo momento accendo gli orologi di tutte e tre. Benissimo. Torno indietro 10 frame, più o meno qui. E adesso possiamo finalmente azzerare i tre elementi. Li seleziono da capo, azzero la scala di uno degli elementi e si azzerano tutti. Quindi, verifichiamo che tutto funzioni benissimo. Magari trimmiamo anche l'inizio di tutti e tre gli elementi, quindi prendo la testa e la trimmo fino al primo keyframe. Bene, al momento i tre elementi nascono contemporaneamente, ma il pacco regalo nasce al momento giusto. Buon Natale invece deve arrivare per secondo e Buon Anno per terzo, quindi prendiamo il livello Buon Natale, lo spostiamo più avanti, circa una decina di frame più o meno, e poi spostiamo anche... Buon anno lo farei arrivare per terzo, quindi nell'ordine abbiamo pacco regalo, buon Natale e buon anno. Facciamo una preview di questa animazione. Più o meno ci siamo, manca soltanto l'effetto molla sui tre elementi, ma in questo caso non useremo il semplice effetto molla, perché vogliamo un rimbalzo più morbido di quello standard che possiamo ottenere con questa palette effetto molla. Allora usiamo l'altra palette effetto molla, effetto molla pro, che è questa qui, e per fare in modo che il rimbalzo sia più lento diminuiamo il valore di frequenza da 3 direi a 1, però magari aumentiamo lo smorzamento in modo che però non duri troppo. Proviamo così, allora selezioniamo le tre proprietà scala, quindi 1, 2 e 3, e applichiamo l'effetto molla. Vediamo qual è il risultato e direi che va bene quindi un unico rimbalzo più lento però benissimo quindi la scena 1 termina qua adesso ci dedichiamo agli elementi della scena 2. Quindi torniamo nella finestra progetto e incominciamo dall'albero di Natale. Quindi doppio clic su albero di Natale. E innanzitutto notate che i due livelli stella e albero di Natale durano soltanto 10 frame mentre la composizione dura 15. Quindi la prima cosa che devo fare è trimmare la coda e allungare questi due livelli in modo che abbiano la stessa durata della composizione. Ora vediamo che tipo di animazione dobbiamo fare sull'albero di Natale. Questo tipo di animazione che vedete qua è una tendina con una forma tipo onda che sale dal basso all'alto e quando l'albero è completato del tutto la stellina sbuca dalla punta e si fissa qua su in cima e per ottenere questa tendina c'è un effetto apposta che adesso andiamo ad applicare. Quindi Torniamo in After Effects, seleziono l'albero di Natale che è questo disegno qua sotto e gli applico un effetto di transizione, quindi vado nel menu effetti sezione transizione e l'effetto che usiamo qui, che abbiamo anche già usato in uno dei primi esercizi, si chiama CC Jones. Bene, se noi aumentiamo il primo parametro che è complexion, vedete che l'albero di Natale viene tagliato in due parti e queste due parti hanno un profilo seghettato, sia quella inferiore che quella superiore. Ma innanzitutto noi vogliamo che compaia soltanto il profilo inferiore. Allora prendiamo il centro di questo effetto, che è questo cerchietto qua, e lo spostiamo fuori dall'albero in alto, qui, quindi sopra la punta, in modo tale che compaia soltanto il profilo inferiore. Il profilo superiore starà invece al di sopra dell'albero e quindi non comparirà mai. Bene, adesso abbassiamo il valore di complexion qua giù in basso e facciamo in modo che al posto di questo profilo seghettato compaia un profilo forma d'onde. Quindi andiamo qui nel parametro che gestisce l'aspetto di queste punte e cambiamo la voce da spikes a waves. Adesso abbiamo delle onde, ma sono un po' troppo corte e alte. Quindi diminuiamo il valore dell'altezza. 4 più o meno va bene e anche come larghezza la aumentiamo un po' e la portiamo intorno ai 18-20, così va bene. Adesso faremo l'animazione sulla proprietà Complexion in modo che l'albero compaia un po' per volta dal basso verso l'alto. Quindi mettiamo il valore di Complexion al 100%, facciamo doppio clic sull'effetto modo che compaiono i parametri nella timeline e ora facciamo partire l'animazione sulla proprietà complexion. Accendiamo l'orologio al tempo 0, questa volta prendiamo il cursore e lo portiamo a 3 secondi nella timeline e in questo momento completiamo la transizione portando il valore a 0. Ammorbidiamo anche i due keyframe, li selezioniamo ecco semplice F9 li ammorbidiamo. Bene. Direi che ci siamo, soltanto che vogliamo anche fare in modo che il profilo di questa transizione mentre sale scorra anche verso destra, in modo da simulare un effetto un po' più liquido. Quindi per avere questo effetto lavoreremo sul parametro center, quindi prendiamo il cursore, andiamo al tempo 0 e accendiamo l'orologio di center, poi ci allineiamo con il secondo keyframe dell'animazione della transizione. E qui aumentiamo il parametro center in modo tale che il profilo scorra verso destra. Io direi di aumentare sensibilmente, più o meno, intorno ai 2000. Facciamo una preview. Perfetto, direi che così va benissimo. Adesso l'animazione sulla stella. La stella deve partire dalla punta dell'albero a grandezza 0 e ingrandirsi e fermarsi nella posizione finale. Per ottenere questa animazione, basta che noi mettiamo l'anchor point della stella sulla punta dell'albero e quando faremo l'animazione sulla scala, la stella si ingrandirà da questo punto verso l'alto. Quindi seleziono la stella, prendo lo strumento per spostare a mano l'anchor point, quindi questo strumento qui, prendo l'anchor point e lo metto più o meno qui sulla punta dell'albero. Adesso apro la proprietà scala della stella. Quindi Prendiamo il cursore, aspettiamo che l'abio sia quasi completamente del tutto creato, io direi più o meno in questo momento qui. In questo momento qui azzeriamo il valore della scala della stella, accendiamo l'orologio e in 10 frame, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, portiamo il valore di nuovo al 100%. Trimmiamo pure i primi frame della stella fino al primo keyframe. Anche in questo caso voglio un effetto molla, però del tipo semplice standard, quindi riattivo la palette effetto molla normale, seleziono la proprietà scala e applico l'effetto molla. Vediamo se tutto funziona. Perfetto. Direi che così va benissimo. Ora adesso facciamo l'animazione sul nastrino. Ogni elemento del nastrino si allarga Prima parte, i due lati e la coda si allargano facendo un'animazione sulla scala e anche la scritta sopra, buone feste, si allarga anch'essa con un'animazione sulla scala. Quindi apriamo la composizione nastrino e prima di cominciare le animazioni, direi di sistemare gli anchor point per ogni singolo elemento. Cominciamo dal primo rettangolo, il centro, eccolo qua, ha l'anchor point al centro e questo è il posto corretto adesso vediamo un po' il lato sinistro e il lato destro che sono questi due piccoli triangoli per capire bene come sono fatti spengo un attimo l'occhiolino all'elemento centrale in modo che si capisca bene come sono fatti questi elementi il lato sinistro come dicevo è questo triangolo qua e deve allargarsi da questo vertice qua verso destra quindi dobbiamo mettere l'anchor point nell'angolo in basso a sinistra e quindi con la palette move anchor point clicco qua in modo tale che poi quando lavorerò sulla scala si allargerà in questo modo qua la stessa cosa dobbiamo farla anche per il lato destro quindi lo seleziono sposto l'anchor point nell'angolo in basso a destra e poi abbiamo le due code che devono allargarsi una verso sinistra e una verso destra quindi la coda di sinistra che è questo elemento qua ha bisogno che l'anchor point si trovi qui quindi con la palette move anchor point clicco qua e Con la coda di destra sposto l'anchor point sul lato sinistro cliccando qui. Bene, adesso abbiamo tutti gli elementi con gli anchor point al posto giusto. Ma prima di iniziare l'animazione scriviamo anche il testo Buone feste. e dopo faremo un'animazione sulla scala contemporaneamente su tutti quanti gli elementi. Quindi prendo lo strumento testo, scrivo Buone feste, aumentiamo un poco la dimensione metto immediatamente l'anchor point al centro, cliccando qua. Magari aumentiamolo ancora un poco di più. Mettiamo anche qui l'effetto ombra per marcare il bordo, quindi effetto, prospettiva, drop shadow. Un po' meno distante e più scuro. Benissimo. Adesso selezioniamo tutti i livelli, clicchiamo il tasto S per evidenziare la proprietà scala di tutti quanti. E facciamo in modo che tutti quanti si ingrandiscano da scala 0 a così come si trovano in un tempo di mezzo secondo. Quindi prendo il cursore, vado a mezzo secondo nella timeline, quindi qui, e accendo l'orologio di scala a tutti quanti, quindi fisso la grandezza finale che è già corretta. Adesso torniamo al tempo 0. Cominciamo dalla scritta. La scritta vogliamo che sia grandezza 0 sia larghezza sia altezza, quindi a 0 entrambi, sia larghezza sia altezza. Il centro invece vogliamo che si restringa soltanto la larghezza ma non altezza, quindi spengo la catenella e a 0 soltanto la x. Bene. Il lato sinistro e il lato destro invece voglio che si rimpiccioliscano entrambi, sia altezza sia larghezza, quindi seleziono il lato sinistro e il lato destro e li azzero mantenendo la catenella accesa. Mancano gli ultimi due, le due code, voglio che si allargano soltanto in orizzontale, quindi li seleziono entrambi, spengo la catenella, tutte e due, e azzero soltanto il primo valore. Quindi abbiamo queste animazioni qua, che ora però dovremo distribuire un po' meglio nel tempo. Innanzitutto le animazioni dei due lati e delle due code, siccome sono elementi più corte, le potremo fare un poco più veloci. Quindi prendiamo tutti i keyframe degli ultimi quattro elementi e li anticipiamo, direi, più o meno qua. E adesso vediamo di distribuirli meglio nel tempo. Incominciamo a prendere in considerazione il centro che è il primo elemento e sta qui dov'è. Poi, una volta terminata l'animazione sul centro, dovrebbe partire l'animazione sui due lati. Quindi, seleziono i due lati e faccio in modo che l'animazione cominci appena è finita l'animazione del centro. E la stessa cosa la faccio per le due code. Le seleziono e faccio in modo che si animino dopo che si sono aperti i due lati. Quindi, si apre prima il centro, poi i lati, poi le code. Vediamo se tutto corrisponde. Perfetto. Soltanto una cosa, vogliamo che il testo e le due code abbiano l'effetto molla come i testi del primo cartello, del cartello della prima scena. Quindi seleziono la proprietà scala di buone feste, poi anche la scala delle due code e uso la palette effetto molla pro con le stesse impostazioni che avevo usato per il testo Buon Natale e Buon Anno della scena 1 e quindi siccome i valori sono già impostati clicco il bottone applica effetto molla vediamo se tutto funziona come deve funzionare perfetto quindi abbiamo terminato anche l'animazione sul nastrino adesso l'ultimo gruppo di elementi della scena 2 che sono le palle appese quindi doppio clic sulla composizione palle appese e compaiono qui Ora questi elementi sono un po' troppo verso il centro, ma noi servono invece nella parte superiore e dovremo fare anche un'animazione dall'alto verso il basso con un effetto molla su tutti quanti e aggiungere anche queste due scritte sulle palle più grandi. Bene. Allora, innanzitutto selezioniamo tutti gli elementi e li spostiamo tutti un poco verso l'alto, io direi più o meno in questa zona qua. Prima di cominciare l'animazione scriviamo subito i due testi allora prendiamo lo strumento testo, scriviamo qui Felice 2017. In questo caso c'è da mettere un po' di cose a posto perché lo spazio tra le linee non è sufficiente. Quindi vengo nella palette Character, aumento lo spazio tra le linee lavorando su questo parametro qua. In questo caso la scritta 2017 deve essere anche ingrandita un po' di più. Io direi che così va bene. Ora adesso ho bisogno di un'altra scritta qui a sinistra, quindi posso duplicare la prima scritta, seleziono CTRL D, la sposto qui, doppio clic sopra e al posto di felice scrivo MG e al posto di 2017 tutorials. Naturalmente le dimensioni del testo non vanno bene, seleziono tutorials, diminuisco un po' tipo così, ingrandisco anche MG e lo spazio interlinea lo riduco finché non si avvicinano le due linee. Poi sposto il testo qui al centro. Bene, ora la scritta Felice 2017 la metto sopra la quinta palla, quindi la sposto come livello qua e la scritta MG Tutorial la metto sopra la palla numero 3 qua. Ora siccome voglio che le due scritte rimangano attaccate a queste due palle qua possiamo imparentare queste due scritte alle rispettive palle, cioè cominciamo dalla scritta felice 2017 la seleziono, vengo qui sulla destra dove c'è la colonna parent, clicco su questa spirallina e trascino questa cordicella azzurra fino a selezionare il livello palla 5. Facendo così, da questo momento in poi, qualsiasi animazione io faccio su palla 5, anche la scritta Felice 2017 seguirà. Cioè se io sposto la palla in su e in giù, vedete che la scritta gli rimane attaccata. La stessa cosa la facciamo anche su mg Tutorials. La seleziono, vengo qui nella colonna Parent, prendo questa spirale, la tiro verso palla 3. Benissimo, adesso possiamo fare l'animazione su tutte le posizioni delle palle. Quindi selezioniamo palla 1. Palla 2, col tasto CTRL saltiamo a palla 3, palla 4, palla 5 e palla 6. Mettiamo in evidenza la proprietà Position e voglio che in 10 fotogrammi circa le palle si muovano da fuori in alto nella posizione dove si trovano adesso. quindi Avanziamo col cursore fino a 10 frame nella timeline, accendiamo gli orologi di position di tutte le palle, poi torniamo al tempo 0 e spostiamo tutte quante le palle fuori dall'inquadratura, più o meno fino a qua. E quindi tutte le palle scendono verso il basso, ma voglio che abbiano un effetto molla particolarmente morbido, in modo tale che l'animazione prosegua più a lungo. Quindi le proprietà position sono già tutte selezionate, vengo qui nella palette effetto molla, come frequenza lascio 1, ma come smorzamento invece, anziché 7, gli assegniamo un valore particolarmente basso. Io direi che 1 può andare bene. Proviamo a applicare e vediamo un po' se tutto va bene. Perfetto. Solo che non vogliamo che scendano tutte contemporaneamente, ma una alla volta. La prima vogliamo che sia quella grande, poi quella un po' più piccola e poi le altre 4. Quindi lasciamo la palla numero 5 con la sua scritta qui dove si trovano. Poi invece prendiamo la palla numero 3 con la sua scritta, la facciamo arrivare qualche frame dopo, tipo qui. E poi ritardiamo tutte le altre, per esempio la palla numero 4 il numero 6 un po' più tardi e poi ancora più tardi la numero 1 e la numero 2 più o meno così proviamo a vedere se in questo modo può andare bene perfetto direi che ci siamo adesso possiamo assemblare tutti questi elementi l'albero il nastrino e le palle in una composizione scena 2 quindi vado in composition new composition chiamiamola scena 2 Durata questa volta non 10 secondi ma 15 e assembliamo i vari pezzi. Incominciamo dall'albero, lo aggiungo qua. Avanziamo nella timeline per vedere che grandezza raggiunge quando è completato, in questo caso direi di ridurre un po' la grandezza, più o meno così. Aggiungiamo anche il nastrino, prendiamolo, mettiamo in questa zona qui. Bene, anche lui va ridotto un poco, direi più o meno così ma come potete vedere il nastrino non è dritto come lo abbiamo adesso ma deve essere un po' ondulato come lo vedete qua quindi seleziono il nastrino e con un effetto di distorsione adesso gli diamo quella curvatura lì quindi menu effetti nella categoria distort e gli applichiamo l'effetto warp appena applicato gli applica una distorsione ad arco ma a noi serve un altro tipo di distorsione. Veniamo nel primo parametro che contiene un elenco di vari tipi di distorsione. Quello che serve a noi è flag. E magari il tipo di piega è un po' troppo esagerato, possiamo diminuirla diminuendo il valore del parametro band. Io direi che forse questo valore qua è più azzeccato. Ora in questo momento l'albero di Natale e il nastrino compaiono contemporaneamente ma noi vogliamo che il nastrino compaia un po' più tardi rispetto all'albero io direi di farlo comparire intorno ai due secondi quando l'albero si è quasi completato quindi prendo il livello nastrino e lo ritardo più o meno appunto a due secondi quindi nasce prima l'albero e poi un po' più tardi il nastrino e quando si è completato anche il nastrino quindi più o meno adesso facciamo scendere le palle, quindi nella finestra di progetto prendiamo anche le palle appese e le ritardiamo, appunto, più o meno fino qua, tra i 3 e 4 secondi. Proviamo a rivedere il tutto. Quindi prima l'albero, nastrino e poi le palle. Bene. Perfetto, adesso mettiamo infine la scena 1 e la scena 2 in una composizione finale dove metteremo anche lo sfondo e la nevicata in primo piano. Quindi composition, new composition, chiamiamo questa composizione esercizio 9 finale, la durata la facciamo la somma delle due scene, quindi 10 più 15 fa 25 secondi, diamo l'ok. Okay. E innanzitutto aggiungiamo l'elemento di sfondo che abbiamo già pronto, è questo qui sfondo PNG, lo prendiamo, lo mettiamo qua. Poi aggiungiamo la scena 1, eccola, la mettiamo qui ed è perfetta così com'è. Andiamo a vedere nel filmato finale l'aspetto che ha. E come vedete, tutto intorno a questo cartello c'è un alone luminoso bianco che noi possiamo ottenere con un effetto ombra con colore bianco molto sfumato. Quindi facciamolo subito, vado nel menu Effetti, Prospettiva, Drop Shadow. Al posto del colore nero mettiamo bianco, aumentiamo l'opacità pure al 100%, ma vogliamo che sia molto, molto sfumata, tipo così. Possiamo anche portare la distanza a zero. Benissimo. Questo cartello, dopo che è apparso, facciamo circa a 5 secondi, deve uscire di scena cadendo verso il basso, come potete vedere qua. E cadendo ruota anche leggermente verso destra. Quindi a 5 secondi circa metto in evidenza la proprietà Position e anche Rotation. Accendo i due orologi. Avanzo più o meno due secondi, mi porto fino a 7 e sposto il cartello verso il basso e contemporaneamente lo ruoto anche leggermente verso destra, tipo una cosa così. Però voglio che i primi due keyframe, solo loro, siano particolarmente morbidi, quindi li seleziono e con la palette Easy Ease gli assegno un valore intorno ai 90. Proviamo a fare una preview, magari abbassando prima la risoluzione da full ad half, così ci impieghiamo meno tempo. Perfetto, direi che va benissimo. Quindi possiamo adesso a questo punto trimmare la coda della scena 1 fino ai keyframe finali dell'animazione, quindi fino qua e possiamo aggiungere adesso la scena 2. Quindi vado nella finestra progetto, prendo la composizione scena 2 e faccio in modo che cominci dopo che il cartello è caduto verso il basso. Quindi prendo l'elemento scena 2 nella timeline e lo sposto avanti, io direi più o meno fino qua, in modo che appena il cartello cade fuori comincia a disegnarsi l'albero di Natale e comparire gli altri elementi. Benissimo, adesso anche sulla scena 2 voglio l'effetto ombra bianco in modo che crea l'allone chiaro tutto intorno. Quindi vado nel menu Effetti, Prospettiva, Drop Shadow, assegno il bianco, porto il valore a 100% e aumento la softness, ne direi 200 circa. Bene. Ora in primissimo piano vogliamo la nevicata. Per crearla useremo un effetto l'effetto nevicata appunto, ma abbiamo bisogno di un livello sul quale applicarla e quindi creiamo un livello solido. Quindi andiamo nel menu Layer, New Solid, lo chiamiamo questo livello solido Neve, gli diamo come colore bianco, diamo l'OK okay, e gli applichiamo appunto l'effetto Neve che sta nella categoria Simulation CC Snowfall appunto nevicata. Per fare in modo che il bianco del solido non si veda basta spegnere la proprietà Composite with Original. E come vedete adesso abbiamo la nevicata che però con i parametri di default è un po' troppo sottile e fitta. Quindi io direi innanzitutto di diminuire il numero di fiocchi e per farlo basta diminuire il primo parametro. Da 10.000 la possiamo scendere intorno io direi ai 2.000. Però contemporaneamente aumentiamo anche la dimensione in modo che si vedano meglio. Quindi, come size, anziché 3, il valore di base, possiamo portarlo a un valore intorno ai 7-8, tipo così, in modo che si veda meglio. Facciamo una preview. Benissimo, direi che ci siamo. Quindi l'esercizio finisce qua e ci vediamo alla prossima. Ciao!